Donna al volante è stato l'evento conclusivo della celebrazione del centenario dell'Automobile Club Pistoia. L'idea di dedicare questo finale alle donne è dovuta al fatto che gli organizzatori, ricostruendo gli eventi di questi 100 anni, hanno notato un'assenza ingiustificata. In tutti i libri e i verbali dell'Automobile Club non è mai stato citato il nome di una donna, anche se alle donne vanno attribuite molte delle attrezzature che abbiamo in auto. Pochissimi sanno che le donne tra l'Ottocento e gli inizi del Novecento hanno inventato cose come i freni, le frecce, lo specchietto retrovisore, piuttosto che il riscaldamento della macchina. Quindi non è tanto dire quanto importante è il ruolo della donna oggi su un veicolo, quanto comunque il riconoscimento e l'importanza delle genialità delle donne già in epoche in cui le donne non risultavano essere soggetti attori sulle strade. Siamo al pari. Lo sport dell'automobilismo, in maniera particolare quello del rally, ha aiutato le donne a crescere e a confrontarsi alla pari con l'uomo, perché soprattutto il mio lavoro, quello del navigatore, è un lavoro che una donna può assolutamente affrontare come un uomo. Anzi, il rapporto che spesso riusciamo ad avere noi donne nei confronti di quello che è il pilota riesce ad essere forse psicologicamente molto più articolato, e riusciamo a tirare fuori il meglio, secondo me, dal pilota, che può essere uomo o donna a prescindere. E perché riusciamo a capire forse molte più sfaccettature emotive. E credo che sia un compito molto molto portato verso un'interpretazione femminile. Quest'anno parteciperò al campionato italiano, che è la prima volta con la categoria 300 che viene organizzata una categoria del tutto femminile. Quindi insomma, una bella soddisfazione, sono molto contenta di poterne fare parte. Siamo già diverse ragazze in griglia, quindi sicuramente sarà una bella stagione.